abbiamo scelto di raccontare la storia scritta tanti anni fa da Dumas Fil, La Signora delle Camelie, cercando, come quando si cerca l'oro, di entrare in una, nella roccia e tirarne fuori una vena più contemporanea. Abbiamo scelto di focalizzarci sul rapporto tra Margherita e Armando e quindi di trovare tutte quelle dinamiche all'interno del romanzo che potessero aiutarci a raccontare meglio questo amore contrastato, e quindi abbiamo cercato di raccontare questa storia straordinaria, assoluta, cercando di concentrarci sul nucleo fondante che è appunto la storia d'amore tra un uomo e una donna. E a proposito di un aspetto più tecnico, quale magari scenografia, performance degli attori? Non ci serve nulla se non gli attori, ci siamo detti, ovvero il vero effetto speciale del teatro è l'essere umano. Quindi, partendo da questo assunto, abbiamo cercato di spogliare il più possibile di orpelli scenografici e ci siamo concentrati su uno spazio che è uno spazio molto semplice, astratto, ma fortemente emotivo. È una scatola di tessuti, di velluti rossi, che ci ricorda com'era glorioso e ricco il teatro un tempo. Ci sono dei mobili d'oro, ma solo elementi strettamente necessari all'uso che ne possono fare gli attori, che sono appunto il vero effetto speciale del teatro. Siete innamorato di me? Ditelo subito, sarà più semplice. Forse sì, ma non sarà certamente questo il giorno in cui ve lo dirò. E allora pareste meglio non dirmelo mai. E perché? Perché questa confessione non potrà avere che due conseguenze. Quale? O che io non accetti il vostro amore, e allora voi me ne vorrete, o che io accetti. Beh, è tutta colpa del regista. L'ha scritto lui, la riduzione l'ha fatta lui. Ne parlavamo oggi, è un personaggio che abbiamo costruito pensando anche a quelle che sono le mie, fra virgolette, problematiche emotive, nel senso proprio di approfondire la mia persona e le mie qualità eventualmente di artista, o anche quelle che sono i miei piccoli difetti. Insomma, abbiamo fatto un percorso emotivo e di una storia veramente bellissima, che è una storia d'amore, per cui tutto questo ci piace molto. E sì, c'è della vita, la vita che molto probabilmente mi appartiene e che senza paura uno porta in scena. E quindi questi sentimenti sono sentimenti attuali che possiamo ritrovare ancora nelle donne di oggi? Beh sì. L'amore, che cosa c'è di più attuale dell'amore? Niente. Ci fa fare tante cose, ci fa pensare, ci fa riflettere, ci fa vivere, ci fa disperare, ci fa cambiare la nostra vita. L'amore verso una persona, l'amore verso quello che facciamo, insomma l'amore in generale. Questa è una donna forte, buona, che incontra l'amore e cambia la direzione degli eventi, perché comunque all'epoca era una cortigiana, oggi non so cosa possiamo paragonarla, insomma pensiamo ad altro, però cambia la propria vita, quindi si può cambiare la vita per amore, anzi si deve. Sapete bene con chi avete a che fare, Margherita non è un modello di virtù, voi le piacete, voi l'amate molto, no? Non pensate al resto. Siete simpatico quando fate il suscettibile. Avete la più graziosa amante della città. Vi riceve in uno splendido appartamento. È una sorta di gioielli, non vi costerà un soldo se vorrete e non siete contento. Armando e Margherita sono due innamorati. Innamorati, cioè una storia di un amore contrastato, difficile, vissuto e poi non. E poi non più vissuto, sì, tanto non si spoilera qua perché la storia la conoscono tutti, giustamente. Quindi, insomma, chi è che non si riconosce in un innamorato più o meno deluso, felice? Credo non c'è nessuno di noi che non possa riconoscersi in due di loro. E quindi l'attualità è assoluta, anche se parlando ottocentesco e vestendo ottocentesco. Voi credete che basti amarsi, rifugiarsi in campagna? No, amico, no. Accanto alla vita ideale c'è la vita materiale.
Devo dire che io ho avuto un grande aiuto dal nostro regista Matteo Tarasco, che mi ha costruito un personaggio che mi diverte molto fare. Io sono Prudence e in questo dramma ho il compito ingrato di parlare di soldi, in questo dramma anche amoroso, voglio dire, di riportare un po' alla realtà e ai fatti concreti la storia. E Matteo ha costruito un personaggio molto dissoluto, che si droga, che beve, però è anche una specie di clown che suona la fisarmonica e li trova un po' surreale, sì, mi diverte farlo, perché io ho imparato per questa occasione a suonare la fisarmonica, suonare malissimo, però sono ubriacona così, quindi posso farlo un po' come voglio, e quello è il momento del personaggio che forse mi interessa di più, perché è il momento anche di in cui lei si perde nel suo mondo e ha un risvolto malinconico e non solo amaro e aspro nei confronti del mondo, insomma. Pensaci, Armando, e non dire più simili sciocchezze, insomma, lascia quella donna. Te ne supplico, Armando. In nome di quella santa di tua madre, pace all'anima sua, dammi retta, rinuncia a questa vita, la dimenticherai prima di quanto tu non creda. E noi abbiamo fatto un padre invece molto umano, che ha alterna momenti di grande rabbia, ma non cattiveria, di rabbia nei riguardi di questo figlio che non vuole mollare, che non vuole cedere, a momenti invece di grande tenerezza, in cui si commuove, si dispiace nel vedere questo figlio in balia di una donna che lo ha praticamente quasi plagiato.